Questa musica ha un grande potere. Ti riporta indietro nel momento stesso in cui ti porta avanti. Così che provi contemporaneamente nostalgia e speranza. Dormi e sollego scegli, e io qua fuori, bella ci dormi e sollego scegli, e io qua fuori, meno sospiri, fino a morire, e alzati bella e fammi trasferire, meno sospiri, fino a morire. E alzati bella e fammi così. Faremo dei piccoli interventi musicali. Abbiamo scelto un po' il tema dell'amore, che è sempre un tema universale, quindi la musica salentina, ovviamente, come tutte le musiche del mondo, si basa soprattutto anche su tanti, un po' di lavoro o dell'amore, che è quello che muove il mondo, qualcuno di nostra conoscenza. E quindi partiremo con una serenata, non so, cioè, so che c'è gente da fuori. E prima era più facile vedere la serenata prima del matrimonio. Quindi c'era, adesso sta ritornando in voga, sì, il fatto della serenata prima, la notte prima del matrimonio, e il nostro Giuseppe Anglano è molto spesso militante, insomma, di suonare a queste serenate che oggi sono molto diffuse, sono tornate molto diffuse, e si dava appunto la notte prima del matrimonio che lo sposo andasse sotto casa della sposa armato di strumenti o di strumentisti, qualora insomma lui non fosse musicista, e che portasse la serenata, e il verbo portare non è casuale, si sa che si porta la serenata, e quindi si recava sotto casa della sposa a sua insaputa, ovviamente, e si trovavano le parole più belle che si possano dire ad una donna che il giorno dopo sarebbe andata sull'altare. Non lo fare. Insieme a lui. Le parole più dolci, più belle. E c'è sempre un'arma a doppio taglio, mettiamola così. Vendaci l'orme. Thank you.
Oh,
Buonasera a tutti. Allora, intanto buonasera a tutti quanti, grazie per aver raccolto questo invito. In realtà io conosco l'arte di Leonardo Viola da un po' di anni perché ho visto qualche sua mostra anche negli anni recenti su questa strada. E quindi quando il gruppo di Salento insomma, ci ha invitato come musicale osservatore per organizzare questa serata di letture poetiche abbiamo subito accettato. E, la serata si svolgerà appunto, abbiamo iniziato con questo intermezzo musicale, e si avvicenderanno al microfono cinque autori salentini. Autori salentini sono Vito Adamo, Andrea Giuliani, Fernanda Filippo, Claudio Di Palma e Elio Goliano, che leggeranno alcune poesie dei loro libri pubblicati, ma anche degli inediti. Quindi per questo motivo che la serata è strutturata in due momenti, ci saranno delle letture, un nuovo intermezzo musicale, nuovamente delle letture, e chiuderemo poi invece con la musica appunto di Gianvito Carlino, Silvia Ciardo che è la danzatrice che ha danzato poco fa e Giuseppe Anglano che è fisarmonicista. Ringrazio anche loro perché hanno accolto questo invito. Vito Adamo, perché dopo invece Leonardo ti chiamerò per fare un saluto alla fine. Lo ospite di casa. Io farò giusto un'introduzione brevissima al primo giro di letture per dire che sono questi autori. Vito Adamo è di originario di Alliste, ma abita a Casalano, e ci lega negli ultimi anni la bella esperienza come musicale scrittore di collaborazione con il Cortile dei Libri Parlanti, che è una realtà di rassegna, di incontri culturali che lui ha ideato, che porta avanti ad Alliste da ormai 4 edizioni. La sua poesia io la conosco dal 2014 perché ho collaborato con lui anche alla sua prima raccolta, Antica Terra, la seconda invece che abbiamo pubblicato noi di musicale scrittore si intitola La Costanza delle Maree. È un autore che lega molto il suo verso alla, io direi, alla terrestrità, all'umanità certamente, ma anche al territorio, al paesaggio, a questi luoghi. Quindi secondo me era anche molto vicino in un certo senso ai paesaggi di Viola, Leonardo Viola che ci circondano. Quindi lo chiamerei subito Vito Adamo a leggere. Grazie, buonasera a tutti, grazie per avermi invitato questa sera. Vorrei iniziare con una poesia che è inedita. Quando ho conosciuto un vecchio pescatore mentre passeggiavo sulle strade di Gallipoli, tra le mani e il mare, la sua storia, tra le mani e il mare, e racconto tra intrecci di giunchi, di paludi ormai arse dal tempo, fiera del suo mare, della sua porta di casa, che dà sul porto, di colore verde, con su scritto il suo nome, Salvatore. Ma se mi vuoi cercare, devi chiedere di Totomeo il suo nome, come una chiesta di aiuto in un mare in tempesta che l'assicura. Il suo sorriso che si accende mentre il sole sta per tramontare. Ora intreccia le nasse per i pescatori di domani. La sua barca ormeggiata ormai da molto tempo, ma la sua storia non ha mai lasciato il mare. Totomeo, e in un angolo del porto di Gallipoli, un berretto lo ripara dal forte vento di Sirocco. Torna a cercarlo. Sarò qui quando vorrei ascoltare il mare. Guardo il suo nome sulla sua porta di casa. Sorrido. Le sue mani e il suo mare. Il mio sguardo è il mare. Poi
quando si incontrano i luoghi si amano, e si scrive anche su questi luoghi che emozionano. E questa l'ho scritta visitando l'isola d'Elba. Isola Elbana, terra restituita dal mare, un canto che accarezza l'anima, approdo sicuro per noi naviganti di questa vita, case abbarbicate come radici, strade di sentimenti antichi e abitudini di semplicità, stese al sole di settembre su fili di memoria, isola Elbana, negli occhi di una ragazza che guarda il mare e tra le mani la sua storia che si racconta, mentre il vento spettina nel suo ricordo. Isola Elbana, in un gioiello di pietra bianca, imprigionato da un filo d'oro cercato, la tua acqua marina si fa dono, mentre i tuoi occhi sorridono e raccontano le tue stagioni. Sulla banchina si sciolgono gli ormeggi, una scia bianca saluta la tua pietra, isola Elbana, nell'abbraccio di bianchi ali che danzano con il tuo mare, mentre il vento spettina i miei ricordi. E poi c'è il mare, e mi sento protetto, e mi sento bambino, accarezzando il viso di mio padre. Di stelle ne abbiamo attese, tenendoci per mano, e poi c'è il mare. Sfioro la memoria con mani di vento, sul tempo che passa. La mente si svuota come la terra dopo la pioggia. Passa il tuo arcobaleno, e il tuo sorriso passa, su ogni cosa che spezza. E senti il fragore del mare, il passaggio di una nuvola, il silenzio di un fiore nascosto. Ti inchini sulla tua pagina e guardi verso il cielo, che abbraccia e accarezza il tuo sentire. E poi c'è la mia vita fatta di queste emozioni. E poi c'è il mare. Non cercarmi nei pensieri che restano nell'ombra, cercami nel fragore di un'onda, nei granelli di sabbia che si disperdono in essa, nel vento che allontana un temporale, nella bianca schiuma che leviga il mio viso. Non cercarmi lontano dal mare. Con le tue mani scrivo la mia vita, con i tuoi occhi guardo oltre il mio tempo. E quell'attimo che non dimentico, quando tutte le cose di una vita diventano l'istante di un abbraccio, il tempo di una carezza e le parole che non verranno. È il nostro attimo che non dimenticherò, come tutte le cose di una vita. Qualche, molto più di qualche anno fa, quasi 20 anni fa, su questa strada, proseguendo in giù sulla destra, aprì un locale, ora si chiamerebbe temporaneamente, però in realtà non andava di quello temporaneamente, chiudevano perché non andava magari bene, allora temporaneamente apriva, temporaneamente chiudevano. In questo locale si chiamava Sottosequestro. In questo Sottosequestro Francesco Saverio Dodaro, uno degli poeti, scrittori e promotori e agitatori culturali tra i più grandi che hanno calcato, insomma, non solo questa strada, ma proprio la Puglia, l'Italia, anche internazionale, invitava a fare serate di poesia, a gettare ponti e a far incontrare le persone. E in realtà per me è un momento importante, anche perché non crediate sia facile far incontrare, non solo mettere fisicamente insieme, ma far incontrare 5 autori, no? Lo spirito è quello, appunto, del gettare ponti, che è sempre quello del sottosequestro, chi c'era si ricorda, insomma. E per questo motivo, perché io allora ero esordiente, leggevo le prime cose che scrivevo, che anche questa sera comincio un esordiente, nel senso che sta per pubblicare il suo primo libro, la sua prima raccolta, le poesie raccolte, e leggerà adesso dei suoi contenimenti di Andrea Giuliani. Buonasera a tutti e grazie dell'opportunità innanzitutto. E come ha detto Gianluciano, la mia opera ancora non è uscita, uscirà a breve, e sono partito dallo stereotipo della raccolta di poesie che fanno un po' tutti i poeti, tutti i letterari. Ho stravolto il titolo perché secondo me la poesia viene in realtà raccolta, nel senso che è come se fosse l'altro punto, si può
fare è metterla su carta. Questo per me è il sunto della mia opera e dell'importanza che hanno le parole quando si mettono in testa. La prima poesia che vi leggo è appunto basata su questo, perché ho immaginato di raccogliere questa poesia in un posto. E si intitola Caccia di Versi. Provo ad andare a caccia di versi, nel bosco delle parole mischiate, accosto due frasi scovate nei rovi, di rime sommersi. Pensieri dispersi nel vuoto del buio, divengono forse appigli perfetti. Liane intrecciate, di virgole un garbuglio, salvano il poeta dal digiuno di sonetti. Equilibrio precario sulle cartine, invidico tra consonante e vocale. Assonnato perenne nelle mattine. Invito, faremo dei piccoli intermezzi musicali. Abbiamo scelto un po' il tema dell'amore, che è sempre un tema universale, quindi la musica salentina, ovviamente, come tutte le musiche del mondo, si basa soprattutto anche su tanti, un po' di lavoro o dell'amore, che è quello che muove il mondo, qualcuno di nostra conoscenza. E quindi partiremo con una serenata, non so, cioè, so che c'è gente da fuori. Prima era più facile vedere la serenata prima del matrimonio, quindi c'era, adesso sta ritornando in voga il fatto della serenata prima, la notte prima del matrimonio. Il nostro Giuseppe Anglano è molto spesso militante, insomma, di suonare a queste serenate che oggi sono molto diffuse, sono tornate nuovamente diffuse. E si dava appunto la notte prima del matrimonio, che lo sposo andasse sotto casa della sposa, armato di strumenti o di strumentisti, qualora insomma lui non fosse musicista, e che portasse la serenata, e il verbo portare non è casuale, si sa che si porta la serenata, e quindi si recava sotto casa della sposa a sua insaputa, ovviamente, e si trovavano le parole più dolci, più belle che si possono dire ad una donna, e il giorno dopo sarebbe andata sull'altare non lo fare insieme a lui. Le parole più dolci, più belle. E c'è sempre un'arma a doppio taglio, mettiamola così. Bella cinorme. Thank you.
Grazie, buonasera a tutti, grazie
incontrato questa sera. Vorrei iniziare con una poesia che è inedita. Quando ho conosciuto un vecchio pescatore mentre passeggiavo sulle strade di Gallipoli. Tra le mani e il mare, la sua storia, tra le mani e il mare, il racconto tra intrecci di giunchi, di paludi ormai arse dal tempo, fiera del suo mare, della sua porta di casa, che dà sul porto, e di colore verde, con su scritto il suo nome, Salvatore. Ma se mi vuoi cercare, devi chiedere di Totomeo il suo nome, come una chiesta di aiuto in un mare in tempesta, che l'assicura. Il suo sorriso che si accende mentre il sole sta per tramontare. Ora intreccia le nasse per i pescatori di domani. La sua barca è ormeggiata ormai da molto tempo, ma la sua storia non ha mai lasciato il mare. Totomeo è in un angolo del porto di Gallipoli. Un berretto lo ripara dal forte vento di Cirocco. Torna a cercarlo. Sarò qui quando vorrei ascoltare il mare. Guardo il suo nome sulla sua porta di casa. Sorrido. Le sue mani e il suo mare, il mio sguardo e il mare. Poi, quando si incontrano i luoghi si amano e si scrive anche su questi luoghi che emozionano. E questa l'ho scritta visitando l'isola d'Elba. Isola Elbana. Terra restituita dal mare, un canto che accarezza l'anima, approdo sicuro per noi naviganti di questa vita, case abbarbicate come radici, strade di sentimenti antichi e abitudini di semplicità, stese al sole di settembre su fili di memoria, isola Albana, negli occhi di una ragazza che guarda il mare e tra le mani la sua storia che si racconta, mentre il vento spettina nel suo ricordo. Isola Albana, in un gioiello di pietra bianca, imprigionato da un filo d'oro cercato, la tua acqua marina si fa dono, mentre i tuoi occhi sorridono e raccontano le tue stagioni. Sulla banchina si sciolgono gli ormeggi, una scia bianca saluta la tua pietra, isola Albana, nell'abbraccio di bianchi ali che danzano con il tuo mare, mentre il vento spettina i miei ricordi. Poi c'è il mare e mi sento protetto e mi sento bambino accarezzando il viso di mio padre. Di stelle ne abbiamo attese tenendoci per mano e poi c'è il mare. Sfioro la memoria con mani di vento sul tempo che passa. La mente si svuota come la terra dopo la pioggia. Passa il porto baleno e il tuo sorriso passa su ogni cosa che spezza e senti il fragore del mare. Passaggio di una nuvola, il silenzio di un fiore nascosto, ti inchini sulla tua pagina e guardi verso il cielo, che abbraccia e accarezza il tuo sentire, e poi c'è la mia vita fatta di queste emozioni, e poi c'è il mare. Non cercarmi nei pensieri che restano nell'ombra, cercami nel fragore di un'onda, nei granelli di sabbia che si disperdono in essa, nel vento che allontana un temporale, nella bianca schiuma che leviga il mio viso, non cercarmi lontano dal mare. Con le tue mani scrivo la mia vita, con i tuoi occhi guardo oltre il mio tempo, e quell'attimo che non vedo, è quando tutte le cose di una vita diventano l'istante di un abbraccio, il tempo di una carezza, e le parole che non verranno, è il nostro attimo che non dimenticherò, come tutte le cose di una vita. Qualche, molto più di qualche anno fa, quasi 20 anni fa, su questa strada, proseguendo in giù sulla destra, aprì un locale, ora si chiamerebbe temporaneamente, però in realtà non andava di quello temporaneamente, chiudevano perché non andava magari bene, allora temporaneamente apriva, temporaneamente chiudevano. In questo locale si chiamava Sottosequestro. In questo Sottosequestro, Francesco Saverio Dodaro, uno dei poeti, scrittori,
scrittori e promotori e agitatori culturali tra i più grandi che hanno calcato, insomma, non solo questa strada, ma proprio la Puglia, l'Italia e anche internazionale. Invitava a fare strade di poesia, a gettare ponti e a far incontrare le persone. E in realtà per me è un momento importante, anche perché non crediate sia facile far incontrare, non solo mettere fisicamente insieme, ma far incontrare 5 autori, no? Lo spirito è quello appunto del gettare ponti, che è sempre quello del sottosequestro, chi c'era se ne ricorda, insomma. E per questo motivo, perché io allora ero esordiente, leggevo le prime cose che scrivevo, che anche questa sera comincio un esordiente, nel senso che sta per pubblicare il suo primo libro, la sua prima raccolta, le poesie raccolte, e leggerà adesso dei suoi contenimenti di Andrea Giuliani. Buonasera a tutti e grazie dell'opportunità innanzitutto. E come ha detto Gianluciano, la mia opera ancora non è uscita, uscirà a breve, e sono partito dallo stereotipo della raccolta di poesie che fanno tutti i poeti letterari. Ho stravolto il titolo perché secondo me la poesia viene in realtà raccolta, nel senso che è come se fosse dappertutto, si può trovare ovunque, nei posti più pensabili, da un bel paesaggio fino addirittura ad una corsa di ospedale, a strada e a un balcone di un bar, comunque. Quindi basta poterla cogliere e metterla su carta. Questo secondo me è il sunto della mia opera e dell'importanza che hanno le parole quando si mettono in verso. La prima poesia che vi leggo è appunto basata su questo, perché ho immaginato di raccogliere questa poesia in un posto e si intitola Caccia di Versi. Provo ad andare a caccia di versi, nel bosco delle parole mischiate, accosto due frasi scovate nei rovi, divine sommersi. Pensieri dispersi nel vuoto del buio, divengono forse appigli perfetti. Liane intrecciate, di virgole un garbuglio, salvano il poeta dal digiuno di sonetti. Equilibrio precario sulle cartine, invitico tra consonante e vocale. Assonnato perenne nelle mattine, la poesia ideale. Come dicevo prima, le poesie possono essere raccolte dovunque. E la prossima che vi leggo è dedicata a mia madre, che è venuta a mancare da pochi mesi. E a volte alcuni di questi versi sono stati scritti proprio mentre ero con lei in ospedale o mentre cercavamo, insomma, di parlare di quello di cui amavo parlare, ovvero libri, perché se ne nutriva giornalmente, quotidianamente. Lei di professione faceva la sarta e questa poesia si chiama Il filo conduttore. Ti trovo negli angoli di casa, negli oggetti che ti sono passati tra le dita, nell'ordine mutato con cui riponevi ogni cosa, nella parte più debole della mia bonanza arrugginita. A volte, invece, evito di cercarti, per far finta che tu non sia mai andata via. Mi aspetti nei libri, dove so di scovarti, e per starti vicino imito la tua candidatura. Sei in un filo di cotone trovato sui vestiti, che ora vale più dell'oro 24 carati. Sei il sole che sbuca nonostante sia pieno inverno. Sei la bontà che sopravvive all'eterno. Un'altra l'ho voluta leggere stasera perché credo sia attuale. In realtà credo che sia stata scritta proprio in uno di questi periodi l'anno scorso, quindi inizio dell'autunno, e sull'abbandonare dell'estate, e in una giornata di pioggia ho immaginato per strada di impersonificare il pensiero che ognuno di noi ha, con il quale magari a volte si trova anche a dialogare, e ho provato a dargli un volto o delle sembianze quasi umane e farci un dialogo, che si chiama appunto l'appuntamento del pensiero. Tra le giravolte di una città silenziosa, seguendo le orme della pioggia che mi ha preceduto, incontro l'amico pensiero,
al quale domando qualcosa, cercando in me stesso che non ho mai conosciuto. L'inquilino della mente, avvolto in un vecchio cappotto nero, risponde con timido incedere. Sotto un grande cappello nasconde il vero e mi lascia la libertà di poter intendere. Se ne va poi per la strada che ho già percorso, a riconoscere le impronte già lasciate per la città. Andrà a bere qualcosa col compagno rimorso o incontrerà la signorina Felicità? Questo è il nome di prima. Avevano messo giù che non voleva andare quella serata che avevamo più fare. Poi le altre saranno comunque nel libro, che lo leggeremo. Grazie ancora per l'emozione. Fernanda Filippo, con noi con musicasti che ha esordito con il libro Brucia, quello che ha chiuso in tutto il mondo, e ha pubblicato per la sua seconda raccolta, che si intitola Cercando pezzi nel fango. La sua poesia è una poesia lirica, che riesce secondo me a descrivere molto attentamente l'intimità di ognuno di noi. Difatti, secondo me ci sono cose che, sembra strano dirlo, ma ci sono cose che l'editore stesso capisce dei propri libri dopo averli pubblicati e non prima. E io soltanto rileggendolo poi, non le solite decine di volte, ma decine e decine, sentendolo anche poi dal vivo, ho capito che questa secondo me era la sua cifra, insomma, una stilistica. Quindi Fernanda Filippo. Comincio con una poesia per omaggiare queste studenti nuove che guardano il mondo. Spero che la capiate tutti perché la sia letto. Un mare piccino. Tu scuma bianca, pare che sta a ride, di mare, come un guagnone che sta sciocca. Ride preciato, se lui è tu non carizza, come un piccineggio contento se lo schizza. E se ruota tutto per gli preci, quando te muccia con un cavallone. Le vede, poi le spinge più lontano, come i pensieri tuoi picchia per mano. De notte, poi se passa con la luna, che stende sul dirigio un chiarore, e poi te culla, come un innananno, se un maestrale più non lo accompagna. Ferite. Come sale sulla pelle, schiaffi, mascherati da battute, feriscono e bruciano. Spigli pungenti trafiggono il cuore, senza possibilità di sguardi diretti. Appoggia i piedi sulle mie orme, se vuoi leggere i miei universi. Leggi tra le risate, prima di lanciare le frecce. Togli la fuliggine dalla tua mente, guarda senza ipocrisia. Rendi la tua coscienza leggera come una nuvola e partecipa all'ebbrezza del vento. Fatti contagiare dalla fragilità per leggere con l'innocenza di un bambino, mentre accarezzi vividi, libera l'ingenuità e fai pace col mondo. Sbarcati. Era un deserto d'acqua, mare e cielo un unico orizzonte. Cercavano l'oasi del sogno, mentre pianti di bambini straziavano il cuore di madri. La paura sovrastava la fame, le nostre speranze in balia delle onde, un ammasso di carne viva abbandonata nel nulla. Noi, fragilità braccate, bramose di rispetto,
noi mani nere tese nel buio per afferrare un futuro. Poi una fusione di bianco e nero rischiara la coscia. Questa poesia la dedico a tutte le donne che hanno subito violenza, che purtroppo è un argomento molto attuale. Si intitola l'anima fragile. Anima fragile, riprenditi il tuo spazio, perché sei padrona dei tuoi gesti. Spalle al muro, alza lo sguardo, perché la fierezza trasudi da ogni poro, ingoia la paura, un po' coraggio, affinché possa liberarti dal tuo aguzzino. Sii guerriera, perché l'amore non schiaffeggia la dignità, non ti seppellisce di colpo disprezzandoti. L'amore non genera lacrime calpestando l'anima. L'amore ti fa volare su nuvole di gioia, attraversando arcobaleni di rispetto. Ti custodisce come gemma rara, perché l'amore ti offrirebbe la sua vita. Se io fossi pioggia, spegnerei gli incendi. Se io fossi fuoco, brucierei l'erba cattiva. Se io fossi terra, accoglierei il seme. Se io fossi padrone, libererei lo schiavo. Se io fossi re del mondo, impedirei la guerra. Ma io sono solo io, e niente posso fare se non scrivere incitando ad amare. Grazie. Sì, grazie Fernanda. Claudia Di Palma ha esordito la sua raccolta Altissima Miseria nel novembre del 2016 con la Musica Rossa Editore, e ancora oggi io credo che di sentire abbastanza l'eco di quell'esordio. E in un certo senso siamo fortunati, perché dato che di recente non abita sempre a Lecce, domani deve partire, deve ritornare o andare a tornare, non so a Terracino dove, però tornerà. Altissima Miseria a me mi stupì molto per la maturità della scrittura relativamente chiaramente all'età anagrafica, e per me fu una scoperta, perché qualche volta leggevo il suo blog quando aveva un blog. Lei ad esempio appartiene alla categoria di persone che scrivono quotidianamente un diario, ma non ha mai pubblicato una pagina del suo diario, quindi è una persona che scrive in continuazione. E delle sue poesie mi colpì molto il forte contrasto fra una dimensione laica del sacro, quindi fra il sacro e ciò che poi viviamo tutti quanti. Quindi la invito a leggere questo momento. Allora, leggerò adesso alcune poesie del libro e Altissima Miseria, invece poi più tardi leggerò degli inediti. La mia anarchia intima, segreta, marginale. La mia periferia nel centro, nel fondo di me. Ti guardo con le mie case popolari, con i miei popoli scomparsi, con le vie d'estinzione che mi compongono e scompongono. Ignoto è la parola d'ordine, è rischio. Togliere la proprietà privata dalle parole, occuparle, accarezzarle come onde gravitazionali e stropicciarle, scoperchiarle,
non metterle nessuna teca di vetro, in nessuna campana. Scrivo per non lasciare andare via l'effimero, per custodire l'eterno, che spesso è di tutte le cose la più cagionevole, e non muore. È per questo che scrivo, perché sono effimera, e la caducità è l'unico rimedio che possiedo nella vastità dei tuoi orizzonti. Giorno dopo giorno scrivo, per essere medicina e aiuto alle cose cagionevoli, come l'orizzonte e l'immortalità di ciò che è. Sappiate tutto voi, io mi tengo, mantengo, io mi sostengo nel rifugio trincea di un'ombra, incastonata nel luogo del Logos, che prima di ogni logica è luce, avvento e corpo. Resto nella meno scatto del certo, al solido riparo dell'intangibile, all'ombra, umile simmetria di cielo, ma deflagrante, scomposta. Overdose di chiarezza e debordamento di raggio, che si scopre buio e si denuda in pieno giorno. Non è per tutti il vuoto di una casella postale. Io ti dicevo, la vita è ciò che non abbiamo notato, un'ape che è entrata dalla finestra. Io ero il vuoto di tutte le lettere, la libertà che è sempre piccola mutilazione, un buco, un'attesa. Instancabilmente mi porgevo alla tua vista e alla tua fuga. Tu, senza buste, senza posta, salivi le scale, ti rinchiudevi al sicuro tra le mura. Ed io, il tuo spavento, lo specchio che ti restituiva mancante. Era un dono per gambe levate, per occhi atterriti. Per questo mi predisponevo e mi ordinavo, per ciò che è oltre la tua paura. Spesso le distanze sono case, le vicinanze invece sono estranee. È come strano essere nella dimora del lontano ed essere ancora qui, con tutte le mie forze, a sostenere la metratura delle tue braccia, grandi, gli scavi delle tue pupille che non finiscono. Spesso scavare per il petrolio dei tuoi occhi. È come fine questo tuo non finire lo sguardo. Lavoro nelle tue miniere, senza pensionarmi, senza percepire un soldo, contemplo le tue spese, le tue buste colme, i tuoi avanzi più vivi. Anche tu ricordi bene quel sorriso che ci accomunava le facce e ci scovava improvvisi, come fossimo in mezzo al tempo cotture. Ricordi quel sorriso, quel suo renderci cosa comune, disorientando la solitudine dei volti, quel suo fare comunione. Non è cosa che si dimentica, l'ostia, il cibo, il nutrimento. È l'esilio dei volti, il sorriso, che non ci appartiene del tutto. Adesso leggo anche un momento, poi gli altri leggerò dopo. Se io ora dormissi, almeno per un po', mi separerei dal mondo, taglierei da me la tua figura, resterei da sola nel buio. Non posso, sono ciò che vedo, il volto dove mi incastro. Devo tenere gli occhi aperti per essere, devo guardarti incessantemente. Poi tu chiudi le imposte, sciogli le lenzuola, e io ci provo a calare il sipario e a respirare profondamente. Si chiama respirazione diaframmatica, questa cosa che io provo a fare, questa marea, sul tuo guanciale. Elio Coriano, mi fa venire in mente un articolo che uscì sulla rivista che si chiamava BPP Apulia, ed era un articolo, era una rivista che veniva appunto prodotta dalla Banca Popolare Pugliese, nella quale scrivevano intellettuali e scrittori pugliesi e non solo. E in quell'articolo Antonio Leonardo Verri parlava di questo giovane poeta o pittore, non so,
anche di Martignano, e in quell'articolo lo chiamava ancora Elio Polianò, c'era ancora l'accento. Stiamo parlando di molti anni fa, perché poi la sua prima raccolta, il suo primo libro, risale ormai a più di 25 anni fa, sono stati 8, se non erro, libri che si sono succeduti. Nel 2005, quindi un po' di anni fa, ebbi modo con una rivista, Tabula Rasa, di curare una sua antologia di una settantina di poesie, che a tutt'oggi resta l'unica antologia che copre diversi periodi della sua scrittura, perché in realtà lui affida poi la cernita delle poesie che quotidianamente scrive, più di, credo, 140.000, siamo arrivati ad H, no, era 113.387. 113.387 haiku, da appunto più di 25 anni. E in realtà per me è molto di più di un autore della nostra casa editrice, perché abbiamo pubblicato a nuda voce, tanto per le tabacchine, abbiamo iniziato a parlare e a riparlare di questa tragedia delle tabacchine del 13 giugno del 1960, da cui lui poi leggerà dei brani nel secondo momento di lettura, che chiudiamo ora con lui invece il primo. E abbiamo cominciato a parlare di lui, a parlare di questa tragedia, era proprio l'ottobre del 2014 quando l'hanno portato in scena per la prima volta. Quindi in realtà la sua scrittura è una scrittura che influenza, non solo si fa influenzare da ciò che accade, dalla storia, perché non è il sociale, è la storia, si fa influenzare dalla storia e influenza a modo suo anche chi lo circonda. Quindi vogliamo leggere. Volare sulle montagne senza vedere le aspre cime, essere spogliato e vestito duramente, divento gelido, di ghiaccio a punta trasparente, di stelle belle nella solitudine, ascoltare gli spiriti. Ascoltare gli spiriti che soffiano piano nelle parole, lontane, lontane, nel tempo della pioggia che bagnava i corpi, del fuoco che bruciava le gole, dello sguardo che desiderava il futuro, delle lacrime che scavavano il viso tenero. Muoversi, muoversi, al ritmo oscuro dei tamburi, perdersi, perdersi, dietro i violini sui mari della cima, ascoltarsi, ascoltarsi e non parlare nelle lingue dell'uomo. Strofinarsi, strofinarsi con l'ortica al miele, nutrirsi, nutrirsi con la mente e crema al latte, respirarsi, respirarsi nei gesti ultimi. Urli, urli sotto nuovi labirinti, urla e orrore accanto al passo, la mano senza memoria della carezza, il sangue un vuoto turbinio rosso, gli occhi rapinati dal sogno dei colori. Nel fiato soltanto cenere che ride, vortice nel buio e premio alla fatica, orribile il taglio, mille insetti sulla ferita, la poca luce accerchiata, terribili le tempeste nella gola dei fulmini. Ogni suono è un'esplosione, ci cullano i rospi, ci lenta la serpe, la carne sempre aperta, nessuno che la attraversi, accanto al fuoco, circondati dalle belve. Il nostro orrore ha creato le forche, la nostra paura immuni, cenere senza vento, anche la luna è stata spalmata, noi il pane duro bruciato, le catene fanno rumore per gli insepolti, teneri passeri cercano i buchi per il nido, viaggio, viaggio inedito dal fumo, ognuno col suo inferno portatile, il volto fugge lo specchio cerca l'abisso, cenere senza vento, anche la luna è stata spalmata, noi il pane duro bruciato. Dolorosa impotenza il mestiere delle parole, costruzioni in mezzo al terremoto continuo, segni di cenere in mezzo alla gola del vento, pugni di mosca sul dorso dell'abisso. Il sangue illumina il buio per un attimo, poi si ripiomba nell'abisso, dove non ha senso il volo, dove non ha senso la parola, dove c'è puzzo di capelli al fuoco, dove vorremmo che fosse almeno inferno. Le onde, l'azzurro, cicatrici di schiuma, l'oceano e l'angelo spiumato,
il varco tra la carne e l'ombra, la forma appesa al cancello sulla punta conquistata dalla ruggine, le ombre, la nascita, i baci delle stelle a fare nuova luce, le onde, l'azzurro, cicatrici di schiuma, l'approdo del corpo, la spiaggia dove canta la sabbia, il gocciolio del tempo, il nostro volto scavato, il buio cercato e fuggito, gli occhi che riflettono la pace, il viaggio ondulato e calmo, le morbide caverne della memoria, canta, un nuovo silenzio gioioso, la stessa sede equamente divisa, tra me e la sabbia, lei cede, io affondo il passo, io vado, lei c'è, ci incontriamo ad ogni momento, io in un caos di suoni senza memoria, lei nel vento a spostarsi senza ragione, io in un caos di suoni senza memoria, lei nel vento a spostarsi senza ragione. Per un intermezzo musicale, dopodiché faremo appunto lo stesso giro di letture con, come avete ascoltato, altri libri inediti, che leggerete gli inediti. Dopodiché proseguiremo appunto con la musica e a chiusura serata con le degustazioni di generi carne e pasta carota. Chi vuole può già andare a gustare, sta passando. Grazie. L'amore, quando c'è lei che sta sposando un altro. E ovviamente la parte poetica salentina popolare non la manda a dire. Quanto fino a quando non le mettono almeno al dito, lui la speranza ce l'ha ancora, quando però la può causare distesine, chi ha deciso che me non è che mia. Perché vi dico questi versi? Perché spesso andiamo nei concerti, la pizzica la sentiamo sempre, non facciamo attenzione al testo. Il testo, come cioè, dire qua, insomma, è importante, sembra una banalità, ma effettivamente è vero. A un certo punto gli augura le cose più brutte che gli possono capitare, quindi un capitale dell'era infernale, capitale, molto è il cuscino. Giulietto sia le spine. Cioè, si divide in due parti questo brano. Trono de marzo di Gonzagadire, giustamente a marzo passa nel marzo di Rondè, arriva il fulmine, di la pasta l'anima e il cuore. Quindi con degli accordi in maggiore, che dovrebbero essere quindi quelli allegri, perché ci fai un accordo in minore un attimo, rappresenta un po' la tristezza ovviamente, no? Invece un accordo in maggiore, che ovviamente rappresenta un po' di apertura, un accordo aperto all'allegria, e ti dice di ogni. Quindi, guardate. E guardate che hanno passo questa strada, guardate che hanno passo questa strada, e c'è sempre da Betta mia, la betta mia, invece se mai la betta mia. E quando la chiesa madre la cara, quando la chiesa madre la cara, con una cannetta de la cocina, de la cocina, de la cocina.
Ti parlerò della mia terra, ti racconterò dei fili d'erba sul mare, di una rondine che insegna il volo al suo piccolo, nelle bianche piazze, dove i bimbi disegnano ancora i loro giochi sulla strada. Ti parlerò dei passi lenti sulla riva, del suono di campanili barocchi. Ti parlerò di visi stanchi ma mai rassegnati. Ti racconterò della pazienza delle partenze. Ti parlerò di finestre in compagnia di sguardi che sanno consolare. Ti parlerò di una voce, forse di un sogno. La mia poesia. Ci sono versi fatti di pane e fatica, di sentimenti mai dimenticati, una matita, un foglio tra le mani. Ci sono versi lunghi una vita, fatti di attimi, di un respiro di vento. Sono note di una melodia composta dal mare. Ci sono versi fatti di verità e dolore che danno vita a sogni che puoi raccontare. Ci sono versi che parlano di te, che come una fotografia ti ricordano i volti, i prati, i giochi di un tempo lontano. Ci sono versi che vengono dal cuore, portano lacrime, che portano sogni che puoi raccontare. Ci sono versi fatti di un cuore che racconta di viaggi, di amicizie, che guardano al mondo con la delicatezza di un sorriso. Ci sono versi che non hanno distanze e ti senti a casa in ogni luogo dove vivono i miei sogni. Una lettera d'amore. Scriverò di tutto il tempo che ci siamo tenuti per mano. Dipingerò sul foglio bianco con colori che cercheremo anche quando sarà notte. Scriverò della bellezza semplice di una stella, quando i tratti di una matita disegneranno i contorni del tuo cuore. Scriverò dei momenti di una carezza, della nostalgia e di ogni sogno che verrà, degli abbracci mancati e desiderati, di ogni partenza. Scriverò guardando il mare in ogni stagione e con ogni vento, cercando i tuoi occhi e il tuo sorriso. Scriverò di quel fiore di primavera che affidammo al mare, con la promessa di un ritorno. Scriverò di tutto il tempo che ci siamo tenuti per mano. Scriverò di tutto il mare che abbiamo detto. La costanza delle maree. Lungo la riva del mio tempo, questa vita è un costante ripensarsi. La costanza delle maree mi cercherà dove non ci sarò. Sarà il mio pianto quando non avrò più lacrime, la mia danza anche se sarò fermo. La felicità quando la tristezza sarà padrona della mia anima, il continuo sentire quando sarò incapace di emozioni. Terra e luna nel confondersi, perdersi e ritrovarsi. Grazie a tutti di questa bellissima occasione, grazie a Luciano e a tutta l'organizzazione per avermi invitato questa sera. Grazie ancora. È arrivato adesso. L'introduzione l'ho fatta prima, quindi sono sempre della stessa raccolta. Questa qui si intitola Nell'arte e cerca di includere più o meno le varie arti che principalmente mi colpiscono, quindi non si offenda chi non c'è. Rifugiatevi nell'arte, in quel capanno intimo e colmo di dettagli che vi ripara dagli schiaffi del vento, dal grigio minaccioso delle nuvole. Nascondetevi dietro l'obiettivo di una macchina fotografica, sotto l'apostrofo di una lettera d'amore, tra le rughe di colore di una pennellata, dentro la boccetta d'inchiostro di un tatuatore. Riparatevi nelle note di una canzone, amatevi nella luce soffusa della galleria di un teatro, o tra le poltrone accoglienti di un cinema in disuso, dove viene proiettata una pellicola piena di tagli e difetti. Ubriacatevi d'arte, in qualsiasi forma essa si presenti, fino a sentire lo stomaco pieno e la testa leggera, senza aver bevuto neanche un goccio di liquore, senza nemmeno aver riempito il bicchiere.
quest'altra si chiama Rivelazione proprio perché è tale, perché nasce da una passeggiata mano nella mano. All'improvviso, tra la folla di gente, ho scorto il tuo profilo, che sapeva di tranquillità. I dubbi scomparvero nel rumore di passi di 100 persone che facevano solo da cornice alle linee di volto gentile che al battito raro del mio cuore danno forma e ritmo. Quest'altra invece spiega un po' come mi sono approcciato alla poesia per caso, perché da piccolo mi piaceva fare il brindisi prima al tavolo, quindi in realtà un po' inconsueto, però è nata davvero così, quindi man mano si è voluta. Si chiama La verde primavera della mia letteratura e ho provato un po' a giocare con gli incastri delle parole. La prima vera ragione che verso la prosa mi ha spinto fu la cruda rivelazione di non sentirmi un vinto. La rivalsa delle parole in rima, che dolci suonavano a chi mi ascoltava, fu la motivazione vera prima, che in me con facilità sbocciava. Iniziò con semplici brindisi in una tavolata, viste nel gioco che i fratelli intratteneva. Incastri di parole in ogni serata divennero uno sfogo che i problemi risolveva. Nasce da inchiostro su carta distesa, cresce il germoglio di lettera bruna, come un seme al terreno coeso che grazie alla pioggia fiorisce e profuma. Campi infiniti che danno colore anche alla giornata che sembra più scura. È la stagione della poesia in furore, è la verde primavera della mia letteratura. Grazie. Gabbiani. Dove vanno a dormire i gabbiani dopo aver planato sul vento i voli acrobatici a prorogata? Dove asciugano le loro piume dopo essersi tuffati nell'azzurro in movimento? Cosa pensano i gabbiani quando sfidano il vento con i loro garriti? Come fanno i gabbiani a pescare argento vivo dall'abisso profondo? Chissà se chiudono gli occhi i gabbiani quando intingono il loro becco nel sole. Chissà se lo sanno i gabbiani che le loro ali sono cariche dei nostri sogni da portare verso orizzonti infiniti. Una lacrima. Sarebbe bello se una lacrima potesse contenere tutto il dolore, scivolando lungo la guancia appianerebbe ogni ruga di tristezza, sfiorando le labbra catturerebbe ogni urlo di disperazione, se precipitando dal mento spalmasse al suolo ogni dispiacere, frantumandosi sbriciolerebbe ogni tormento, ridotta in una miriade di minuscole gocce potrebbe accogliere un raggio di sole diventando arcobaleno di letizia. Angelo, il tuo pensiero si incastra perfettamente nei miei labirinti cerebrali, catturi ogni virgola delle mie espressioni enigmatiche, sbricioli i bisogni per renderli meno impossibili, abbracci i miei desideri rispettandoli, sei l'essenza della mia immagine, il mio angelo con i piedi per terra. Libera. Ingoia i sogni, custodiscili, come nuvole di vapore possono dissolversi. Coltiva le speranze, anche se pugni nello stomaco possono stordirti. Una graffiante apatia scalfisce la superficie di te, rovinandola. Ma tu nutri la tua mente, liberandola da ogni schema. Perché se vuoi vivere libera, devi abbattere ogni muro. Se vuoi essere libera, devi rispettare la libertà altrui. Anima e poesia.
le lenzuola schiaffeggiano l'aria, mentre vortici gonfiati d'angeli ingarbugliano i panni abbracciati dal sole. Ma tasse di pensieri si dipanano, annodandosi. Ci vorrebbe un arcolaio per mettere ordine. Se ci fosse un casellario per le storie della vita, le potremmo schedare prima che gli attimi evaporino, dissezionando il cuore con la glacialità del chirurgo. Ma non possiamo soltanto vivere, perché oltre alla ragione abbiamo dentro anche anima e poesia. Ovviamente Leonardo Viola. Bravo. Quest'acqua feroce è uno specchio del nulla. Tutto è a galla, tutto è a fondo. Ogni migrante scampato alla guerra è morto, è vivo nel groviglio delle onde. Guarda l'azzurro, un enorme panno steso ad asciugare in eterno, senza scampo. Il mare fa acqua da tutte le parti. La bellezza è una voce. La bellezza è il colore che non si trova, rovistando il mare. Città, io non ti ho mai avuta, ma so che arriverai come un dono di finestra. Conosco già il ridicolo delle tue strade, l'incrocio al centro del petto, a sanguinare. Circolami fino alle mani che ho fredde, disegna le mie periferie con la tua voce, con i tuoi dialetti. Parlami, ho bisogno di essere articolata. Oppure ti inventerò, ti segnerò sulla tante. Dirò a tutti che tu sei la mia radice. Mi poserò sui tuoi fianchi a stimolare la nascita che non ho mai avuto. Gemerò con la tua lingua, con i tuoi vicoli. Ecco che arrivi e mi apri senza chiave, mi orienti, mi sperdi. Il mio corpo è tutto in croce adesso, lo sguardo spiazzato. Un tramonto mi brucia le palpebre. Le immagini mi tremano dentro come onde. Città, tu sei il brivido che mi percorre. Io una strada, una delle tue, tu il viandante. Io un insieme di case, scuole, ospedali, cimiteri. Raccolgo l'eterno passeggiare della tua gente, i passi che mi levigano come mare. Adoro ciò che non indosso, il trucco sul volto di un'altra donna, il rossetto sulle sue labbra. E lei passa, ed io mi vesto e mi trucco su di lei, e lei svanisce, ed io mi ritrovo senza veste. Io che aspiravo alla grazia, io che pensavo alla grazia come un incontro superfluo, un gesto inutile, un eccesso, qualcosa da disfare, una scarpa da slacciare, un rossetto sbavato. Così immaginavo Dio, così lo sognavo, un rossetto sbavato sul volto di una sconosciuta. E la mia preghiera era guardare, guardare, provare a vestirmi sul nulla, provare a compormi e poi raccogliere gli avanzi, le macerie, decifrare il mio nome. L'amore lo lascio ai posteri. Io mi contento dello svanire, mi contento delle rovine. Veglio sul morto, sulla sua pelle scarna di luce. A terra i cocci dell'ombra sono ciò che resta del suo guardaroba. La parola è un chiodo. Il verbo che tu incarnavi ti tolse di mezzo, scavandoti piano. Riconobbi il tuo volto dal vuoto che vi cresceva rigoglioso al centro. Da lì tu mi guardavi senza mai sciogliermi, mi lasciavi ai miei giorni grossolani. Io mi dimenavo con cose di scarso valore, monili d'argento. E tu, tutto miseria e vento, non ti offendevi, dissanguavi in croce. Grazie. Allora, prima Luciano aveva detto di nuda voce canto per l'età, uno spettacolo che ha concluso un'importante rassegna teatrale il 25 di agosto a Monzano, il Monzano Folk Festival, e ci hanno lasciato
alla fine. E c'è stata una bella alleanza lì tra le tabacchine e le finandate, perché Gastone Pietrucci è il più longevo ricercatore di musica popolare nelle Marche e in Abruzzo. Proviamo a fare un esperimento. Provate a chiudere gli occhi per qualche istante. Cercate di ricordare la prima carezza che avete ricevuto. La mano era liscia come quella della Madonna, oppure era spaccata dai cagli e dalla candeggina? La carezza che ricordo io graffiava, ma quella carezza mi ha fatto diventare sano, integro e forte. Noi siamo seduti sui codici, noi sappiamo la legge, tu no, tu devi obbedire, tu devi soffrire, tu devi morire se a noi così ci gira. Noi mangiamo sui codici, noi dormiamo sui codici, la legge è nostra, la legge appartiene a noi, tu la puoi solamente subire e non lamentarti, quello che hai è già troppo, tieni giù la testa ed esegui. Non bisogna fare i Don Chisciotte per inseguire Dulcinea come la libertà, come la giustizia, non bisogna fare i Don Chisciotte per avere una vita meno dura, meno miserabile, dove si possa combinare dignità e conoscenza. E voglio parlare da uomo, e voglio parlare da donna, e non di maschio, e non di femmina, perché ognuno guardi e veda, perché ognuno ascolti e capisca tutto quello che c'è fuori, tutto quello che c'è dentro. Viviamo nel carcere da quando siamo nati, carcerate per ogni cosa che ci tocca, prigioniere della vita appena nate condannate a spezzare la terra dura, a lavorare a bestia il tabacco amaro, per ogni sorriso ci sono 500 lacrime, per ogni gioia almeno 100 ferite, e generiamo figli e condannate pure loro già dopo il primo pianto. Ma non sarà sempre così, la catena si sta per spezzare, la catena è stata spezzata. Quanto valeva la vita di una donna al 13 giugno del 1960? Ve lo dico io, valeva 9.300 lire. Far venire il tecnico da Lecce con la tuta ignifuga e la maschera antigas costava 10.000 lire. Queste donne nel giorno di festa di Sant'Antonio a Calimera potevano essere pagate 700 lire. Il risparmio era il valore di una vita di una donna al 13 giugno del 1960. Il tabacco e la povertà hanno un odore particolare. L'odore della miseria si mischia all'odore di umido. Per poche lire fatichi fino allo sfinimento. Per poco pane scoppia tutte le ore. E sai che sarà così per chissà quanti anni. E forse per tutti gli anni. E intanto cresci, e intanto ami, e intanto vengono i figli, e intanto il tuo sorriso diventa sempre più amaro, e nessuna luce pare che rischiare. Sento dei tamburi, sento le peli vibrare, è un suono che ti comanda, è un suono forte, è un ritmo che tappona la pelle, sento i brividi, questo suono mi chiama alla danza, questo suono mi chiama alla libertà, devo correre, non posso fermarmi. Non so se è festa, ma devo ballare, devo liberarmi degli umori molesti, dei veleni che mi attossicano da quando sono nata. Voglio essere io a comandarmi, voglio essere io a saperne, non voglio più subire, non voglio più obbedire, voglio soltanto capire. Mi chiesero, Elio, chi è perché il diavolo oggi? Era la conferenza di presentazione proprio della Sagra del Diavolo. Io non ho avuto dubbi, ho detto è questo tipo di economia che stringe i corpi, li fa diventare numeri e poi li getta via. Il Cristo, anzi il diavolo delle scritture in confronto a questa economia è un povero Cristo. Grazie. Thank you.
Io prima di salutarvi con l'intervento musicale di Gianvito Carlini, Giuseppe Amplano e Silvia Ciardo, ringraziamo veramente tutti quanti i poeti che si sono uniti qui questa sera con noi, quindi Vito Adamo, Andrea Giuliano, Ferrata Filippo, Corrado di Palma e Ivo Giuliano. Grazie anche a Radio OK e Davide per la diretta differita, Francesca Leone, che è presidente del gruppo BNB Salento, e l'ultimo, ma non l'ultimo, appunto abbiamo questa cosa è micidiale. Non l'auguro a nessuno, al di sopra del 1,70 m. Chiamo Leonardo Viola, ospite chiaramente di casa, e ringraziare anche lui a nome di tutti nel darci un saluto. Buonasera a tutti e grazie di aver partecipato a questa serata. Di fronte all'istrione Elio Coriano, non posso che dire, io mi rifugo tra le mie cose e lascio a lui e agli altri i sentimenti poetici che questa sera avete qui declamato. Nel mio piccolo, nel mio libro di arte, ho scritto anch'io qualcosa, se mi permettete sono per me, contate anche i secondi, li voglio leggere per voi. Così si racchiude un po' tutta la mia carriera pittorica, il perché si dipinge, il perché a volte ci si trova soli in una stanza, senza aver bisogno, senza sentire nessun suono, aver bisogno della propria solitudine, quella solitudine che non fa male, ma quella solitudine che dà il piacere di scrivere, di lavorare, di mettere in versi i sentimenti di ognuno. Ho lasciato il vento spezzare le mie inutili cose, ho lasciato l'acqua scorrere nei meandri del pensiero. Tutto è diverso in questo silenzio tra le spine di grano non maturo. Grazie per la vostra attenzione.
quale sarebbe bello sentirvi cantare tutti quanti insieme a noi. C'è una strofa molto molto, un ritornello anzi molto molto semplice, e fa questo po' così, vediamo un po' se lo conoscono. Io lo suono soltanto senza cantarlo, quindi magari unitevi con il canto. Nell'ultimo ritornello. Bye.
quindi dedicheremo una serata soltanto allo sportello. Ma solo la zuppa di lenta, no? Una serata, una serata dedicata a te. Qui c'è spazio. Noi proponiamo un'altra pizzica. Sarebbe bello vedere anche qualcuno di voi ballare. Sei lontana e l'uomo cucchia, e l'uomo cucchia, e l'uomo cucchia, la donna sei lontana e l'uomo cucchia, e nanni, 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 per l'amore, nanni, 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 per l'amore ce lo sape fa. Una valetta e fallo fuoco, mo fallo fuoco, mo fallo fuoco, ne avviate una valetta e fallo fuoco, e nanni, 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 per dall'amore, nanni, 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 per dall'amore ce lo sape fa. Mosè la mamma dice che ho andato, ti nega l'ha trovato, ti nega non ha trovato, ti nega non ha trovato un pecciate poco, pecciate poco, pecciate poco, ti nega non ha trovato un pecciate poco, e nanni, nanni.